Lecce Homo in cartapesta del convento di Sant'Antonio da Padova, restaurato dalla giovane Alessandra Genovese, è stato presentato ai fedeli ieri sera nel corso di una partecipatissima conferenza. All'incontro hanno preso parte anche Fra Domenico di Liberto, che ha tracciato la figura del Lecce Homo nella narrazione biblica, e Andrea Italiano, che ha presentato uno studio storico-artistico sull'iconografia del Lecce Homo. Infine è toccato proprio ad Alessandra Genovese illustrare le varie fasi del restauro del simulacro, la cui realizzazione, secondo ricerche ed analisi filologiche, va collocata nel primo quarto del XVIII secolo. In realtà questo restauro nasce come progetto per una tesi di laurea che è stata fatta comunque con l'ausilio fondamentale del professore Giuseppe Traina. È stato particolarmente stimolante, è stato diciamo, un lavoro abbastanza complesso che mi ha tenuta impegnata per 6 lunghi mesi, e 4 comunque sole esclusivamente per fare la pulitura, che è un passaggio fondamentale, perché ti dà diciamo, delle chiare soddisfazioni, ma al tempo stesso ti intimidisce, perché comunque non si può tornare indietro da una pulitura. Dopo la fase di pulitura abbiamo eseguito un consolidamento e successivamente la reintegrazione delle parti mancanti, della preparazione e ancora dopo della pellicola pittorica, che era in alcuni punti particolarmente carente.